qualcosa di umano in questo sito. Nota anche lei qualcosa di umano? Buongiorno, buongiorno, siamo a Tuscania. E Paola? Ciao a tutti, ciao a tutti, tutti i nostri E follower. Lucrezia? E Ciao a Lucilla? tutti i nostri follower. Grazie Andrea Bau per le coordinate. Grazie, grazie Andrea. Che sono buoni. Andrea, sei un mito, vai. Non so quello che succede. Allora, siamo Tuscania, località Quarticciolo, che non è il quartiere di Roma, quelli più affamato. Località Quarticciolo, Peggio. e siamo alla ricerca per la sesta, settima volta, non so quante volte siamo stati qui, del famoso mitico ormai eremo di Grotta Bandita, un eremo medievale che sembra stesse a servizio dell'abbazia di San Giusto. Ora il nostro olfatto, il nostro naso ci dice che siamo molto vicini Molto, alla anche meta, l'altra volta. molto, anche secondo le coordinate del bovo, quindi Proseguiamo, ok. proseguiamo. Dottor Mazzoli, ma qui siamo del gatto, eh? Se una di queste rupi decide di staccarsi improvvisamente dalla scarpata e noi siamo sotto, ma è sicuro che sia questo il posto? Qui facciamo Fuori. come l'altra Anche volta, eh? Questo masso incombente non me la canta molto giusta, eh? Forse è il caso di allontanarsi il più possibile, perché se questo si sfoggia dall'appoggio, Soli, diciamo che sembra le l'abbiamo cose non trovato vanno allora. bene. Scavallino Dai, fangato. dai, dai, dai. Dicevo, l'abbiamo No, trovato? sembra di sì, è quello. Ora certo penso che riusciremo ad andare su, perché comunque sono due aperture, ecco quella, se non c'è dubbio, è lui. Le coordinate coincidono clamorosamente con quelle del bovo, che dobbiamo ringraziare Ancora una pubblicamente. volta, mo, però come si arriva Mazzoli, lassù il problema? Dove si è imbucato? siamo arrivati. Eccolo qua, il mitico Scatalino, che è. E falla finita, Siamo dai. arrivati, siamo arrivati. Il mitico eremo del Quarticciolo. Grazie Andrea, grazie Andrea. Guardate la scalinata. L'emozione ci prende. Entriamo? Medievali scavate nella rupe rupestre come tutto l'eremo. Guarda che roba, guarda Oddio, io non c'entro qui dentro. Guarda. che spettacolo. E anche un colombario. È incredibile. Ah. Ci sono i residui di un colombario. Che bella scalinata. Madonna, ragazzi. Ah, alleluia. Fantastico. Guarda, che ci hanno i residui. Un piccolo colombario. Per il sostentamento dei Cari amici, qui siamo cosi, sull'orlo dei frati. dell'eremo. C'è il solito scapicollo. Non vorrei sporgermi troppo per evitare di cadere, in fin dei conti tengo famiglia anch'io. E c'è una vista affascinante, indubbiamente i monaci avevano questa bella camera con vista sconfinata, ora è contro sole, Una non si vede Raspiserra là si dice il sito, bene. lei ci Dottor sta? Mazzoli, allora, cosa le sue Qui anche impressioni? la Raspiserra c'è stata nel suo Pura sito, Raspiserra, sì. solo che noi mancavamo. Chissà Quindi. se la buonanza c'è stata? Ma vabbè, anni 50, insomma, può La darsi che lo buonanza, fosse, ma insomma. la Qui. buonanza. Ah, la Bonazza? Ah, io sai che c'è stata. Ora Ce mettiamo la le portiamo, ce la foto. Ora portiamo. quando mettiamo le foto, vedrai te. Allora, diciamo che è una specie di superattico, vogliamo E chiamarlo? poi ci sono altri piani sotto, Sì, eh. un superattico con due grandi, insomma, con due discrete, dicevo, Stanze, dottor due Mazzoli, come al vani. solito in piano per fare le foto. Volevo farvi vedere la zona, vedete, piena di piccole cavità che venivano usate per appoggiare, immagino, oggetti quotidiani. Qui forse c'era il letto, vedi? Qui c'è una cavità più grande, immagino che fosse per riporre la Bibbia, Vedi, le letture edificanti. tutti questi buchi in sequenza, probabilmente dicono che forse c'era un Un letto. letto proprio. Lì c'era il bagno? Cos'è quello? Magari uno metteva qualche cosa, faceva il letto di contenzione. No, no, penso che lì uno quando Pappagallo? si alzava si faceva Vabbè, direttamente. comunque ho letto che questi buchi, siccome i significati dei buchi non sono tutti quanti chiari, Infatti, sì, infatti, infatti. però Comunque hanno questo vedete artista queste quindi. due grandi finestroni che danno sulla valle e questa bellissima scalata scavata nel tufo tutta quanta intera di diversi scalini tra l'altro che non deve essere stato facile gestirla. Comunque è un luogo Discesa, meraviglioso, speriamo di non invitiamo tutti cadere. quanti a venirci perché d'accordo che i monaci hanno fatto le scale ma diciamo che non sono a norma secondo l'attuale normativa. Ecco. Ci dirigiamo nell'ambiente inferiore perché oltre al superattico c'è anche una grande, direi, un grande loft, per usare termini, diciamo, dell'odierna terminologia,
Al piano, diciamo, eccolo, superiore, insomma, a questo piano che adesso andremo Discesa, a qui c'è, vedere come meglio. vedete, un paio di finestrelle, scale sempre un po' accidentate che non c'è neanche il passamano. Mi chiedo i monaci anziani come facevano a salire. Eccoci qua. Abbiamo fatto questo tunnel ed eccoci nella zona, diciamo, a piano terra, per modo di dire, siamo sempre 10 metri, 20 sopra la rupe. Qui c'è la scala, come vedete, e questi sono i vani, diciamo, di preghiera che facevano qui i monaci, venivano a pregare. Probabile, probabile. Oh, interessante questa conformazione. Ora, qui veramente c'è da capire come mai la grotta è divisa, questa parete, in due livelli, uno completamente liscio sopra, col solito vano, diciamo, forse un altare per la E la poi abbiamo deposizione degli oggetti. questa fascia, diciamo, inferiore, più meno lavorata, ma piena di buchi. Cosa vorrà dire? Questa è l'intera zona, carissimi. È stato veramente difficile trovarla, ma forse perché non sapevamo bene dove andavamo, ma in ogni caso vale la pena, chi di voi avesse la voglia, di imitarci.